Vai. Salve a tutti, sono Francesco Fusillo e Maurizio Parangoni e vogliamo spiegare come far partire in modalità live qualsiasi PC. Ovviamente fino a Windows 8 perché poi c'è un'altra procedura. Prendo il DVD, apro il cassetto, inserisco il DVD e lo inserisco. Avvio la macchina e appena la macchina parte, schiaccio pausa in modo da poter vedere quale è la manovra per entrare nel boot. Boot è il programma di avvio. Qui dice F2, potrebbe essere anche un altro F o del. In questo caso è F2. Schiaccio F2. La macchina carica il BIOS, il programma di partenza. Vado nel boot, cioè nell'ambiente di scelta della macchina di partenza, cioè il luogo da dove prende i dati per partire. Io voglio che li legga dal CD, dal DVD-CD, che è il terzo, perché sennò lui lo leggerebbe prima dalla chiavetta USB, secondo dal disco fisso, terzo dal CD. Quindi questa macchina è organizzata per partire da USB in subordine dall'hard disk. Io voglio invece che parta dal punto 3. Il BIOS mi dice che per cambiare la posizione devo schiacciare F5, F6, quindi cambio le posizioni. Schiaccio F6 e non succede niente. Vediamo. Deve evidenziare Là. il dispositivo. Adesso vado su CD, sono andato su CD, schiaccio F6, ecco che il CD va su, è andato in seconda posizione, l'ho messo in prima. Perfetto, adesso salvo questa priorità di boot, prima di tutto parti da CD, poi parti da chiavetta, terzo parti da hard disk, quarto parti dalla rete se fosse un computer di rete. Bene, mi dice che F10 salva e esci, schiaccio F10 e da oggi in poi questa macchina partendo col CD dentro partirà da CD. Clicco sì e adesso la macchina va a leggere il CD. Quindi caricherà il sistema operativo che c'è sul DVD. Infatti sento che è rallentata perché il DCD sta girando. Ecco, ha trovato che c'è Linux e mi chiede se partire. Io gli dico vai. Ecco la scelta. Vuoi partire come live, cioè leggo e te lo faccio provare? Vuoi installarlo? Io voglio partire come live. Olà. Adesso si carica il sistema operativo e dipende dal computer che abbiamo, dal processore, dal lettore DVD. Nel giro di un paio di minuti potrò provare questo sistema operativo senza installazione. Dopo che l'ho provato, io potrò fare uscire il DVD e la macchina ritorna come prima. Farà il boot, non troverà il CD e a quel punto partirà come è organizzata per partire dal suo sistema operativo naturale che è l'hard disk. Nel caso che io voglia installarla, dal DVD ci sono le manovre di installazione, ma questa è un'altra lezione. In questa lezione qui vogliamo solo far vedere come la macchina parte, si può usare e poi si può spegnere. La macchina in modalità live ha tutte le capacità attive, salvo essere lenta perché legge il sistema operativo continuamente da DVD e probabilmente qualche periferica non funzionerà perché è continuamente in lettura, in lettura, in lettura, in lettura. Ma per vedere il sistema operativo, provarlo, avere un'idea della disponibilità di applicativi di sodi Linux, la modalità live è la più indicata. Stiamo vedendo che sta completando la lettura del DVD e quindi con un po' di pazienza noi dovremo vederlo. Il DVD è 3 giga.2 di dati, quindi la lettura è sicuramente un po' rallentata. In questa fase non c'è da fare niente, c'è solo da aspettare, non è rotta la macchina. C'è solo da aspettare che lega il sistema operativo e quindi bisogna avere pazienza. Come si capisce dalla scritta, Sode Linux ha un'architettura Ubuntu.
Ubuntu 10.04 LTS, non Time System. Consigliamo di non aggiornarlo perché la nuova versione la faremo nativamente dalla 12.04, quindi questa è la versione supportata di lungo periodo, va bene così ed è meglio che resti così. Per macchine che hanno un processore da 2 GB e 512 MB di RAM è già sufficiente. Ecco che ha installato il sistema operativo, il desktop si spalma su tutto l'interfaccia, ha già caricato il driver del mouse pad e adesso sta caricando l'interfaccia grafica completamente, che vuol dire quel sistema grafico che ci permette di usare questo sistema come siamo abituati con Windows. Ecco che vediamo il menu caricato completamente. Qui ci sono le risorse, gli applicativi. Qui c'è l'ambiente del CNR con i software didattici. È uscita una scritta del quale dirò ignora, perché questa è Sode Linux for Lim, perché ce l'avevamo sotto mano, e va a cercare se c'è una Lim Promethean o Smart, ma non è attaccata, perché questa è una versione speciale fatta per le macchine, per le lavagne. Qui ho tutti gli applicativi disponibili, CNR col software didattico selezionato per l'infanzia, la primaria, la secondaria e tutti gli altri software che mi servono per fare scuola, per fare ufficio, per fare quello che voglio. Questo è il menu delle risorse, vedete che va, e questa è la gestione del sistema. Qui ho il bottone per spegnere e qui gli altri desktop. Quelli che adesso ha Windows 8, noi ce l'abbiamo già da un bel pezzo. Qui c'è Firefox sempre pronto, la fotocamerina per copiare qualsiasi cosa. In questo link, info DVD risorse didattiche, abbiamo inserito un ambiente nell'ultimo scaricabile dal sito del CNR, scrivendo CNR Sode Linux download lo potete scaricare. Praticamente abbiamo voluto inserire le istruzioni per l'uso e già con delle azioni didattiche da poter mettere in campo di prova e anche la presentazione che racconta Sode Linux. Facciamo finta di averlo usato, di aver scritto, di aver fatto delle cose per andare a spegnerlo. Qui per esempio c'è già il Word che legge, che parla, che fa un sacco di cose. Lo voglio spegnere. A questo punto basta cliccare questo arresta computer, clicco ed ecco che apre l'applet di spegnimento, clicco arresta e la macchina si spegne. Si spegne e rigetta il CD fuori e mi chiede di schiacciare Enter. Ecco il CD uscito, Enter, e la macchina si dovrebbe spegnere. Finito. A questo punto, se io la riaccendo, tranquilli, belli come il sole, voi andrete avanti con Windows, perché il boot che adesso è organizzato cercherà il DVD, non lo trova e quindi partirà da Windows tranquillo. Eccolo qui, e adesso parte Windows. Chiudiamo il video per non farlo troppo lungo e buona sperimentazione con la Live CD di Sode Linux. Maurizio Marangoni e Francesco Fusillo vi auguro di provare e divertirvi con questa nostra distribuzione.